Buongiorno e bentrovati sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere ora insieme questo nuovo video. Seguitemi. Allora, ho preparato qui la farina. Farò questo pane con la farina, con una farina di tipo 2. Userò farina del molino cipolla. Ho preparato l'acqua, il lievito e il sale. Adesso vado a bagnare bene la farina con una buona parte di acqua, all'incirca metterò il 60% dell'acqua. Per andare a fare un'autolisi, quindi lascerò la farina in autolisi per 30 minuti. L'autolisi può variare dai 20 minuti a un'ora, anche 2 ore. Io la lascerò 30 minuti. Come sapete, l'autolisi facilita molto la formazione del glutine e rende il pane anche più digeribile. Ci aiuta nella lievitazione. Bene, metto ancora acqua. Giro col cucchiaio, però se volete potete anche fare passare. Vedete, c'è ancora farina, quindi ho messo ancora altra acqua. La farina deve essere tutta bagnata. Dicevo, se volete potete lavorare benissimo con la planetaria. Io lo farò a mano. Ora copro e aspetto il tempo. Bene, è passata mezz'ora, 30 minuti e adesso metto la bilancia sotto perché voglio mettere il mio lievito che è un licoli. L'avevo preparato con la mia pasta madre proprio per usare il licoli che è idratato al 100%, come sapete. Quindi adesso vado ad aggiungere ancora acqua dopo aver pesato i licoli. Scusatemi un attimo. E continuo a mescolare con il cucchiaio oppure con le mani. Si può impastare anche con le mani. Adesso fino a che riesco a fare con il cucchiaio. Però credo che poi lo farò con la mano. Metto ancora acqua così si ammorbidisce un po' di più. E sì, mi bagno le dita e impasto così. Faccio amalgamare bene, quindi prendetevi il vostro tempo. In tutto l'impasto, diciamo, ci vorrà una ventina di minuti. Adesso non ho calcolato, però poi ad occhio si vede. Metto ancora acqua, ne metto un po' per volta. Poi, dopo aver impastato per benino, posso aggiungere il sale e ancora l'acqua. Intanto continuo. Ecco, metto il sale e sopra ci metto altra acqua. Con l'acqua naturalmente mi regolo, Poi alla fine io ne ho messo 420 grammi, scusate, prima ho detto 400, no, 420 grammi. Ok. Se volete fate con il cucchiaio perché vedete si fa bene, io perché ho un pochino il braccio che mi fa male. Quindi non vorrei peggiorare la situazione, con la mano si fa meno fatica, però se riuscite con il cucchiaio va benissimo. L'acqua la metto piano piano fino a che non metto tutta la dose. Poi vi metto i tempi di questi passaggi perché io con questo pane farò due passaggi in frigo.
Non per esigenze, più che mai per provare, per vedere come viene con due passaggi in frigo. Però se voi volete ne fate solo uno, iniziate la mattina e la sera infornate, scusatemi. Dicevo, io ho iniziato tardi, verso l'ora di pranzo, mattinata tardi, diciamo, a fare questo impasto e poi la cottura l'ho fatta la mattina dopo. Quindi adesso vi scrivo i tempi. Qui ho fatto riposare un'ora, avete visto l'impasto, un giretto di pieghe così. Vedete, dopo il riposo già è diventato più elastico. Ecco qua. La ciotola, come al solito, l'ho oliata. Copro e metto in frigo all'incirca 4 ore. Ecco qua, dopo 4 ore, per questo impasto deve stare 8 ore in frigo, però io l'ho tirato fuori, l'ho tenuto giusto 10 minuti proprio per non lavorarlo freddissimo. E ci faccio tipo una preforma delle pieghe in questo modo e poi lo riappoggio in frigo. Quindi ci resterà altre 4 ore all'incirca e sono 8 ore di frigo. Passato il tempo lo tiro fuori, lo faccio acclimatare all'incirca un'ora, presso a poco, prima di andare a formare il filone. Metto uno spolvero di semola. Vedete, è molto morbido. Lo giro. Ok, senza fare pieghe, vado subito a formare, quindi lo allargo, scusate, sistemo la telecamera, lo allargo e lo piego subito, lo arrotolo, facciamo un filone in questo modo, se volete potete fare anche una pagnotta, come volete. Arrotolo così, vedete, è molto morbido, quindi mi aiuto con la semola. Morbidissimo. Lo chiudo bene e lo metto in un cestino dove ho messo un telo, metterò ancora semola per non farla attaccare visto che è morbidissimo. Io sono arrivata con questi passaggi alla sera tardi, sul tardi, quindi se volete fatevi i conti delle ore per poter fare questo passaggio in frigo notturno. Eccomi qua, quindi lo copro, lo metto in frigo naturalmente con una busta di plastica, non so se già ve l'ho detto, penso di no, chiuso perché altrimenti attira l'umidità ed eccolo, la mattina l'ho tirato fuori, lasciato il tempo di far scaldare il forno e poi una volta raggiunta la temperatura vado subito ad infornare. I tagli li ho fatti. Ne ho fatto uno veloce dopo che ho infornato, dopo 5, 6, 7 minuti, diciamo. Apro velocemente e faccio il taglio con il coltello perché era troppo morbido e prima non sarebbe andato bene. Bene, vi ho messo i tempi della cottura. Voglio lasciarlo un pochino biondo questo filone, non tanto scuro. Ed eccolo qua. Adesso lo lascio raffreddare su una gratella e poi vado a tagliarlo. È molto croccante, molto croccante. Adesso vi faccio vedere la fetta.
Eccolo qua, vedete, è molto bucoso, diciamo, gli alveoli piccoli, ma ne ha tanti, vedete, quindi la maturazione in frigo gli ha fatto bene. È molto buono anche, tra l'altro. Bene, spero di non avervi annoiato con tutti questi passaggi, un po' diversi dal solito per via dei due passaggi in frigo, però direi che il risultato è ottimo. Un saluto a tutti. Condividete il video, come al solito lasciate un like e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!